Siamo molto onorati di poter avere qui il professor Mazzoleni a tenere una relazione. Ovviamente, di che cosa possiamo parlare con il professor Mazzoleni? Di epigrafia cristiana, in questo caso di epigrafia pontificia. Lo facciamo in una università pontificia. Però voglio ricordare, il professore è stato ovviamente uno dei massimi studiosi di epigrafia cristiana, che è stato due volte, per ben due volte, rettore del glorioso Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana e che, oltre alle numerosissime pubblicazioni, che adesso non possiamo elencare, però tutti noi le conosciamo, almeno addetti ai lavori, ma potete tranquillamente conoscere andando sul sito del Pontificio Istituto, ma volevo soltanto ricordare che tra le tante cose credo il fatto di continuare a essere responsabile scientifico di quell'opera monumentale che iniziò il De Rossi ormai molto tempo fa, direi, credo che sia per noi insomma anche un onore averlo qua perché è il massimo, oltre ad essere il massimo studioso, ma continuatore di questa tradizione romana che riguarda l'epigrafia cristiana. E quindi lo ringraziamo per essere qui con noi e per darci questa lezione, come dice il titolo della relazione, sui pontefici romani nelle iscrizioni paleocristiane. Prego, professore. Grazie a voi, grazie dell'invito prima di tutto e sono venuto veramente con piacere in questa sede. Il ricco patrimonio costituito dalle iscrizioni paleocristiane è una fonte inesauribile e ancora non pienamente utilizzata per conoscere tanti aspetti altrimenti poco noti delle comunità di fedeli dei primi secoli. Decine di migliaia di epigrafi, soprattutto cimiteriali e in minor quantità relative a edifici di culto o battisteri, scritte sia in latino sia in greco, ci consentono di capire che tipo di lingua si parlasse in quell'epoca, quali nomi portassero quei nostri antenati, che sentimenti religiosi professassero e in quale modo e che attività svolgessero, ma anche quali fossero i movimenti migratori di allora. Non mancano riferimenti a esponenti del clero e tutti i gradi della gerarchia ecclesiastica sono documentati in maniera più o meno cospicua, dai papi agli ostiari, che costituivano, come è noto, il gradino iniziale per tale carriera. In questa sede si è scelto di concentrare l'attenzione in particolare sui pontefici, esaminando una selezione di documenti epigrafici che li riguardano, a cominciare dalle più antiche testimonianze, ascrivibili al III secolo, ma concentrandoci maggiormente sul periodo al quale è dedicato questo convegno, ossia fra IV e VII secolo. Il materiale utile per questo tipo di ricerca è quanto mai ricco ed eterogeneo, per cui nel tempo a disposizione si passeranno in rassegna alcuni fra gli esempi ritenuti più significativi, in cui a diverso titolo compaiono allusioni a papi, in epigrafi di differente tipologia, dalle funerarie alle votive o dedicatorie, dai graffiti dei pellegrini, alle didascalie di pitture e ai vetri a fondo d'oro. Si ricorderanno i diversi appellativi ricorrenti per indicare il vescovo di Roma, esaminando successivamente gli epitafi originali posti sui sepolcri dei pontefici, alcuni dei quali risalenti ancora al III secolo, per proseguire con i testi relativi al loro operato, con particolare riguardo a quelli di Damaso, provenienti dalle catacombe o da chiese battisteri, passando poi ai riferimenti indiretti a papi contenuti in epigrafi funerarie di defunti comuni. Se sono molte le epigrafi tuttora conservate provenienti dagli antichi cimiteri relativi al tema trattato, diverso è il discorso per quelle che sono state definite di apparato, pertinenti cioè a monumenti architettonici paleocristiani, molto spesso perduti, ma dei quali possiamo almeno conoscere il contenuto grazie ai testi tramandati dalle sillogi epigrafiche. La più antica menzione di un papa in epigrafi conservate si riferisce ad Anterote, morto nel 236 e sepolto nella cripta dei papi, delle catacombe di San Callisto.
Il brevissimo testo funerario, come accadeva spesso, soprattutto fino alla metà del III secolo, ricorda solo il suo nome e la sua qualifica, Anteros Episcopos. Il termine usato in un primo tempo per designare i vescovi di Roma era proprio episcopus o episcopos in greco, come si riscontra in altri epitaffi di pontefici, trovati da Giovanni Battista de Rossi nell'Ottocento, delle indagini da lui compiute nel complesso callistiano di cui si tratterà fra breve. Il termine episcopus viene adoperato per lungo tempo, anche da Papa Damaso nella seconda metà del IV secolo, nell'epigrafi che lui stesso ideò e fece apporre nei siti delle tombe dei martiri. Così, nel cimitero di Pretestato, si legge che in onore di San Gennaro, uno dei sette figli di Santa Felicita lì deposto, Damasus Episcopus fecit, ossia fece lavori al cubicolo venerato. E a San Callisto, nell'epigramma dedicato a Papa Eusebio, ecco, di cui vediamo una copia eseguita appunto nel VI secolo, per due volte si ripete Episcopus, applicato a Damaso stesso e ad Eusebio. Damasus Episcopus si legge e poi Eusebio Episcopo et Martiri. Andando avanti a Santa Pudenziana, due epigrafi sono datate citando i pontificati di Siricio e Innocenzo, sempre come episcopi. Si legge infatti Innocenzo Episcopo e Salvo Siricio Episcopo. In un'altra iscrizione di San Sebastiano, datata al 396, si ricorda che tre fedeli avevano acquistato una tomba dai presbiteri Orso e Proclino sub episcopato Silici. In questo caso ricorre il termine meno consueto nei formulari, episcopatus, per indicare il papato. L'iscrizione a mosaico, che ancora si conserva nell'arco trionfale un tempo absidale della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore, è dedicata da Papa Sisto III al popolo di Dio, Xistus Episcopus Plebi Dei. Quasi un secolo e mezzo dopo, Papa Pelagio è designato come Episcopus in un testo perduto da San Pietro in Vaticano. E Gregorio Magno, in una lunga epigrafe di San Paolo fuori le mura, è menzionato come Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei. Un altro appellativo usato per i pontefici, specialmente nei secoli IV e V, è sacerdos, che di per sé sarebbe di ascendenza pagana. Anch'esso si trova, ad esempio, in alcuni carmi di Papa Damaso e in talune epigrafi, ma in altri casi conserva il senso originario di presbitero. Papa Agapito, in un'epigrafe perduta da San Gregorio al Celio, è definito appunto sacerdos. Fino alla metà circa del V secolo non fu usato invece pontifex, abbinato negli epitaffi a Leone I e poi a Giovanni I, nonché a Gregorio Magno. Il termine papa, di per sé di origine egiziana, nel significato primitivo di padre, superiore di un cenobio, e ricorre, applicato al vescovo di Roma, per la prima volta nella lastra del diacono Severo a San Callisto, risalente al primo decennio del IV secolo, all'epoca di Papa Marcellino, e si legge appunto Iussu pape sui Marcellini diaconus iste severus fecit. L'appellativo di Papa è reso con l'abbreviazione per contrazione del termine con la doppia P. Si è ipotizzato che esso dapprima fosse adoperato in contesti in cui appare ancora evidente la valenza di paternità spirituale e di affettiva venerazione, e che solo dalla fine del V secolo potesse assumere il valore di titolo designativo del vescovo titolare, ricorrente non solo per il pontefice romano, ma anche, ad esempio, per il vescovo di Ravenna. In realtà, non si è tenuto presente che il titolo di Papa è attestato per esteso già un secolo e mezzo prima come termine cronologico nell'epigrafe funeraria della piccola Euplia, morta a soli 5 anni, come si legge, sub Liberio Papa, ossia fra il 352 e il 366. E non si può dire che Papa in questo caso avesse un significato affettivo o non ufficiale. In un'altra epigrafe più formale che si trovava a San Pietro,
Come termine cronologico si leggeva salvo Papa Leone, quindi una data compresa fra il 440 e il 461. Alla luce di questi documenti va anticipata notevolmente la credenza che, così è stato scritto, come titolatura propria e normativa del Vescovo di Roma, le prime attestazioni di Papa non siano anteriori alla metà del VI secolo. Anche alcune fonti confortano tale opinione. L'appellativo ricorre nel IV secolo in lettere inviate dall'Oriente al Vescovo romano e nell'epistola dei Vescovi riuniti ad Arles che si rivolgono gloriosissimo Pape. Nel secolo seguente a Papa si affiancano espressioni come Urbis Eterne o Papa Urbis Rome, finché nel VI secolo, nei testi pervenuti, il termine si afferma generalmente come titolo distintivo del Vescovo di Roma. A dimostrazione del fatto che, comunque, nella seconda metà del IV secolo si continuava ad usare ugualmente anche Episcopus, un'altra dedica funeraria di Irene ricorda che terminò la sua vita sub Damaso Episcopo, ossia fra il 366 e il 384. Tuttavia, nel medesimo arco cronologico, il grande calligrafo Furio Dionisio Filocalo, che incise in ottima grafia gli epigrammi damasiani, si firma in qualche carme, qui ne vediamo un frammento, ribadendo la sua familiarità verso Damaso e usando il titolo di Papa. Fra le attestazioni dell'appellativo si possono ancora ricordare un'iscrizione della chiesa di Sant'Andrea in Catabarbara all'Esquilino, non più esistente, in cui si ricorda Simplicius Papa, risalente agli anni compresi fra il 468 e il 483, o il riferimento a Ormisda Papa in un'epigrafe perduta della Basilica di San Clemente. Qualche anno dopo, a Santo Stefano Rotondo, in una dedica non più conservata ricorre Felix Papa, ossia Felice IV, e un'epigrafe votiva di San Pietro in Vincoli ricorda lavori eseguiti al tempo di Giovanni II, salvo Papa Ioanne, nel 533. Successivamente, nella Basilica di Santa Pudenziana, si allude a opere eseguite dal presbitero Ilaro, salvo Beato Papa Silverio, tra il 536 e il 537. Talora, per designare i pontefici, così come per i vescovi, è adoperato anche antistes, nel senso originario di sommo sacerdote, come in un'iscrizione mutila, risalente all'epoca di Papa Giulio I, in cui si legge sub Iulio integrato antistite, o in un epigramma perduto di Sant'Anastasia, risalente al pontificato di Ilaro, in cui Damaso viene definito Damasus Antistes. Anche in una lunga iscrizione di San Paolo fuori le mura, Leone Magno, verso la metà del V secolo, è detto appunto Antistes. Così come si riscontra per Papa Felice IV nella Basilica dei Santi Cosme e Damiano e si legge Felix Antistes. Un'epigrafe della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio parla di un Antistes Domini, forse riferito a Leone Magno, ma la cosa non è sicura, perché il nome del pontefice non è espressamente indicato. Ancora, l'epiteto si ritrova in una dedica perduta a San Pietro in Vincoli, riferita a Sisto III, e si leggeva Tertius Antistes Sixtus. Ma nella medesima epigrafe si attesta la nuova consacrazione della Chiesa, opera di Papa Pelagio, Pelagius Rursus Sacravit Papa Beatus, segno che sul volgere del VI secolo erano usati entrambi gli appellativi per il pontefice romano. Ancora a San Callisto, presso la tomba di San Gaio Papa, una fedele Iovina acquistò Arcosolium at Domum Gaium. In questo caso, Dominus non è un titolo alternativo del Papa, ma un appellativo di reverenza e venerazione verso di lui e rientra nella gamma di significati che il termine assume nei formulari delle iscrizioni cristiane, a seconda del contesto. Viene usato infatti Dominus per indicare i proprietari di schiavi, in senso affettivo verso familiari, adulti o bambini, oltre che naturalmente in senso cultuale applicato a Dio e a Cristo. Fra gli altri appellativi ricorrenti con maggiore o minore frequenza per designare i pontefici si può ricordare rector, talora usato dallo stesso Damaso nei suoi epigrammi,
ma pure applicato a vescovi. Così come avviene per Pontifex, sporadicamente attestato dalla metà circa del V secolo, a cominciare da Leone I e poi nel VI secolo adoperato per Giovanni I e per Gregorio Magno, ma abbinato anche a vescovi. Nove papi, dal 236 al 283, furono sepolti nella cripta omonima della cosiddetta area prima delle catacombe di San Callisto, il primo cimitero ufficiale della Chiesa di Roma. Malgrado ciò che si potrebbe credere, non si tratta di sepolcri monumentali o particolarmente ricchi, ma di semplici loculi e di tombe a mensa, con epigrafi molto semplici ed essenziali, che sono qui raccolte in calchi esposti ai Musei Vaticani. Altri pontefici furono deposti sempre nel complesso callistiano, ma in siti diversi. Così, Papa Cornelio, morto esule a Centuncelle nel 253, fu traslato in una tomba ammensa sotto un lucernario nelle cosiddette cripte di Lucina. E Papa Gaio ebbe la sua tomba, un semplice loculo, in un grande cubicolo ubicato in una diversa regione del cimitero dell'Appia. Di fronte, un altro ambiente accolse la sepoltura di Papa Eusebio, già citato. Si trattava verosimilmente di una tomba ammensa che ebbe nel tempo ulteriori trasformazioni. Fra i suoi successori, anche Papa Milziade fu sepolto in un altro cubicolo della medesima catacomba. Non tutti i pontefici del III secolo ebbero la loro tomba in quello che tradizionalmente era il cimitero ufficiale della Chiesa romana, cioè quello di San Callisto. Lo stesso Papa martire del 222, cioè proprio San Callisto, fu deposto nella catacomba di Calepodio sulla via Aurelia e si è individuato il sito del suo sepolcro adornato con affreschi frammentari, oggi purtroppo, di epoca altomedievale, che narravano le vicende del suo martirio. Un'epigrafe emotiva incisa su una mensola marmorea ricorda che un tale Alfio finanziò un'opera, probabilmente di abbellimento del sito venerato, proprio in onore di San Callisto. Nel medesimo cimitero fu collocata la tomba di Papa Giulio I. Altri pontefici furono deposti in catacombe diverse. Così ha pretestato Urbano, a Priscilla sulla via Salaria Marcellino, Marcello, Silvestro, Liberio, Silicio, Celestino e da ultimo Vigilio. Morto in Sicilia nel viaggio di ritorno da Costantinopoli, dove era stato deportato, e poi le sue spoglie furono traslate a Roma. Papa Damaso diede notevole impulso al culto martiriale e a lavori a restauri nei cimiteri, creando lui stesso molti epigrammi caratterizzati da uno stile laudativo e di celebrazione del martirio o elogiativi verso i suoi parenti, il padre, la madre Lorenza, la sorella Irene. Si tratta di una poesia non originale né brillante, ma che rivela una personalità spiccata e che assume un evidente scopo catechetico. Le lastre firmate dal Papa costituivano una chiara ufficializzazione del culto dei santi da parte della Chiesa di Roma, rivendicando così ad essa controllo e gestione della devozione popolare. Questa politica favorì inoltre un notevole incremento del fenomeno dei pellegrinaggi, e furono creati appositamente itinerari nelle gallerie cimiteriali perché i devoti potessero dirigersi direttamente verso gli ambienti in cui erano le tombe venerate per poi uscire da scale diverse da quelle in cui erano entrati. Qui vedete delineato un itinerario che si è riconosciuto nella catacomba di Santi Marcellino e Pietro. Si accentuò poi nelle catacombe il vivo desiderio da parte dei fedeli di essere deposti il più vicino possibile ai sepolcri venerati, creando spazi funerari privilegiati detti retro sanctos. Un esempio emblematico è costituito dalla regione più estrema del complesso di San Sebastiano, in passato denominata Divigna Chiaraviglio, che fu creata a partire dall'epoca di Damaso per incrementare il culto di Eutichio, il cui sepolcro, come afferma chiaramente l'iscrizione composta dal pontefice, era stato ritrovato proprio da lui grazie a un sogno premonitore. Fra l'altro si tratta di uno degli esempi più tardi di regioni cimiteriali comunitarie utilizzato almeno fino al principio del V secolo. A quali fonti attinse Damaso per comporre i suoi epigrammi?
Per riportare le vicende relative a quei testimoni della fede, a volte gli si basa su conoscenze personali e lo dice chiaramente. Così, per Marcellino e Pietro, precisa che percussor retulit mihi cum puer essem, ossia che lo stesso carnefice, evidentemente poi convertitosi, aveva riferito a lui fanciullo quelle notizie. Per Sant'Agnese, invece, la sua fonte di ispirazione erano stati proprio i genitori della martire. Altre volte, onestamente, Damaso riconosce che le informazioni raccolte si basavano solo su tradizioni orali, con espressioni come fama refert o fertur, aggiungendo però probat omnia Christus. Dei circa 60 carmi composti da Damaso, due soli sono conservati pressoché integri, degli altri restano frammenti più o meno estesi o, se sono del tutto perduti, spesso se ne conosce il testo solo grazie alle sillogi epigrafiche. Dal punto di vista formale, particolare è il tipo di grafia adottata in questi epigrammi, ideato dal calligrafo Furio Dionisio Filocolo e che da lui prende il nome. Si pensa però che siano opera sua diretta o della sua bottega solo una ventina di tutte le epigrafi note scritte fra il 370 e il 380. Non è una figura ignota quella di Filocolo, perché si tratta dello stesso autore del più antico calendario della Chiesa romana, il calendario filocaliano o coronografo del 354. Il calligrafo seppe far rivivere le migliori tradizioni dei lapicidi di epoca imperiale, creando una grafia che, pur ispirandosi alle precedenti capitali monumentali, era originale e che nessuno riuscì ad eguagliarla dopo la sua morte, anche se si tentò di riprodurla, ma un occhio attento distingue le semifilocaliane e le imitazioni dagli originali. Fra le iscrizioni dedicatorie e votive relative a papi, se ne possono ricordare alcune fra le più significative. Nella controfacciata della Basilica di Santa Maria Maggiore fu trascritta un'epigrafe a mosaico, oggi perduta, in cui Sisto III, già ricordato prima per la breve epigrafe al popolo di Dio, celebrava l'opera compiuta sotto il suo pontificato. L'esordio era un'invocazione alla Vergine. O Vergine Maria, a te io Sisto, ho dedicato un nuovo tempio, degno dono al ventre tuo, portatore di salvezza. Singolare appare anche un secondo testo, pertinente alla Basilica di Santo Stefano sulla Via Latina, in cui si narra che la Vergine Demetria Samnia aveva disposto che le sue sostanze, con una porzione di terreno di sua proprietà, fossero utilizzate per erigere una nuova chiesa, affidando questo mandato a Papa Leone I, denominato appunto Papa, fra l'altro. Nella stessa iscrizione si legge che per volontà del pontefice, è usato il termine presul, fu incaricato di seguire l'opera il solerte presbitero Tigrino, insigne per competenza, impegno, fedeltà. Dal cimitero dei Giordani proviene un'altra dedica pervenuta in frammenti che ricorda come Papa Vigilio si sia adoperato per restaurare il santuario di Sant'Alessandro, uno dei martiri deposti in quel cimitero della Via Salaria, dopo le devastazioni compiute dai Goti di Vitigie fra il 537 e il 38. Si ricorda anche che Papa Damaso, qui menzionato come Papa, aveva composto un carme in onore dei santi venerati e ne aveva favorito il culto, ma che la furia dei Goti aveva distrutto quella grande lastra iscritta. Anche Vigilio è citato con l'appellativo di Papa. Si è parlato in precedenza dei più antichi testi funerari di papi, attestati soprattutto nelle catacombe romane di San Callisto. Per i pontefici dei secoli successivi al III secolo è stato notato che gli epitaffi per i papi sono tutti in poesia ed appartengono specialmente ai secoli V e VI. In essi si adoperano vari vocaboli per attribuire a colui che occupa la sede apostolica un culmine sacro. Riassumendo i concetti
che emergono da questi epigrammi, per lo più perduti e trasmessi dalle sillogi, si pone in rilievo che il pontefice regge il popolo di Dio, come pastore guida con mano sicura il gregge, affidato a lui, e lo conserva tramite il suo insegnamento. In particolare, di Papa Siricio, si evidenzia il suo ruolo di difesa del popolo, che voleva la pace, e egli ebbe il coraggio di difendere la Chiesa, ristabilendo tempi felici. E di Ormisda si osserva che gli seppe risanare il corpo, ossia la comunità ecclesiale, lacerato da una scisma, e seppe ricollocare a posto le membra staccate. E Papa Pelagio seppe conservare i veneranti dogmi della fede apostolica stabiliti dai padri. Come scrisse il padre Jansen, cito, emerge dalle iscrizioni la figura del Papa pastore, insegnante, missionario, difensore dei poveri. I fedeli vedono nel Vescovo di Roma la figura di Pietro. Altri riferimenti a papi martiri si possono trovare nei graffiti che i pellegrini incidevano sulle pareti intonacate o sul tufo delle gallerie cimiteriali, prospicienti le tombe venerate. A titolo esemplificativo, si può citare il caso del Papa martire Sisto II, vittima della persecuzione di Valeriano, deposto nella già ricordata cripta dei papi del complesso callistiano. Sulla parete d'ingresso dell'ambiente, fra i tanti proscinemi incisi, uno dice «Sante Suste, in mentem abeas, in orationes, Aurelia repentina», ossia chiede l'intercessione di San Sisto, chiamandolo solo con l'appellativo di Sanctus e non con quello di Papa. La datazione proposta per questo graffito è la seconda metà del IV o i primi decenni del V secolo. Almeno altri due graffiti invocano il Papa martire, «Sante Suste, in mente abias, in orationibus successum, rufina, agapitum», e, infine, «Sante Suste, salva», e la parte finale è andata perduta. Oltre ai documenti epigrafici, anche testimonianze pittoriche e musive di epoca paleocristiana si riferiscono ad alcuni papi. In primo luogo si possono ricordare i pannelli affrescati con i ritratti dei pontefici che ornavano la Basilica di San Paolo fuori le mura, purtroppo in gran parte distrutti in seguito all'incendio rovinoso che devastò il complesso nel 1823. Una parte di essi furono però salvati e posti su pannelli con supporti di cemento. Oggi sono conservati al piano superiore del convento dei Benedettini, dove pure la collezione lapidaria che fu ordinata da Giovanni Battista de Rossi. Erano effigiati in quei medaglioni 41 papi, da San Pietro a Innocenzo I, ognuno con una didascalia dipinta, purtroppo solo in pochi casi superstite, che indicava la durata del pontificato, e comunque fra quelli conservati c'è anche il busto di Papa Damaso, che è questo che vedete. Nella cripta di San Cornelio delle catacombe di San Callisto compaiono due coppie di santi nimbati, verosimilmente attribuibili VII-VIII secolo, provvisti di epigrafi che ne indicano l'identità, Cornelio e Cipriano, Sisto e Ottato. Due di essi sono papi martiri, Cornelio, sepolto proprio in quell'ambiente, e Sisto II, come si è detto, deposto nella cripta dei papi. In particolare le epigrafi didascaliche dicono Sustus Papa Romanus e Sancti Corneli Pape. In un arcosolio della catacomba di Pretestato, detto di Celerina, c'è poi la singolare raffigurazione di un papa, Liberio, vestito di tunica e pallio, stante, di aspetto giovanile, la cui identità è chiarita da un'iscrizione didascalica. Nella lunetta del medesimo arcosolio, parte della decorazione è andata perduta, ma si conserva parzialmente l'immagine di un santo con la leggenda Sustus, evidentemente da identificare con Papa Sisto II, come abbiamo detto, martire della persecuzione di Valeriano. Immagini relative ad alcuni pontefici santi compaiono anche sui vetri dorati, fondi di coppe o bicchieri con inserita una sottile lamina d'oro che spesso venivano riutilizzati come segnacoli sulle tombe degli antichi cimiteri. Essi furono prodotti soprattutto nel IV secolo. Secondo un'indagine recente, i papi effigiati in questi oggetti, tutti identificabili tramite didascalie, sono Callisto, Sisto II,
Giulio I e Damaso, da soli o in compagnia di altri santi. Come già accennato, essere deposti vicini a un sepolcro venerato era ritenuto motivo di grande vanto da parte di molti fedeli. E non era facile procurarsi un arcosolio o un semplice loculo in quella posizione che si riteneva privilegiata. A titolo esemplificativo, oltre all'epigrafe già menzionata di Jovina, che era riuscita ad avere un sepolcro vicino a quello di Papa Gaio, proviene da San Callisto, ma ora si conserva a Cesinale, in provincia di Avellino, la lapide di Serpentius, il quale afferma di aver acquistato un sepolcro dal fossore V ad Santum Cornelium, ossia presso la tomba del Papa e Martire Cornelio. Come si è visto, l'epigrafia cristiana offre molti elementi interessanti a proposito dei papi dei primi secoli, anche se le esemplificazioni portate non intendono certo avere carattere di completezza, ma ancora una volta le testimonianze scritte dell'epoca paleocristiana si pongono come una fonte preziosa e non ancora pienamente valorizzata. Grazie agli ascoltatori.